Michaela, buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel nostro canale. Okay. Io sono Ali e io sono Auri e siete su Ali Auri Channel. Come avete ben visto, non siamo nella nostra solita postazione. Infatti non siamo abituati molto a vederci in queste condizioni, in questo luogo, però ci è servita come location per il nostro video. Come avete già letto dal titolo, questa è una tipologia di video versus, tra medie versus appunto liceo barra superiori. È una tipologia di video che non siamo solita portare, ma è stato molto interessante registrarlo. Sì, ci siamo molto divertite e anche messa alla prova, perché era comunque una novità che volevamo provare e portare sul canale. Ovviamente tutto portato all'eccesso, per cui quello che vedete nel video è molto sulla chiave comica e ironica. Esattamente, ovviamente alle medie e alle superiori la situazione non è proprio questa. Però abbiamo voluto, insomma, esagerare, magari portare le nostre esperienze portate appunto al limite, all'eccesso. Per buttarla anche un po' sul ridere. Esatto. Mi raccomando, ricordatevi di farci sapere qui sotto nei commenti se fate le medie o le liceo, superiori, superiori. O che altra scuola fate. E noi vi lasciamo subito al video. Ciao! Finalmente ricreazione, posso nutrirmi? No, ho dimenticato la merenda anche stamattina. Per fortuna che ho i soldi, quel centesimo che troverò qua dentro, e vado alle macchinette e mi sgionfo. Oh, per fortuna ricreazione. Che cos'hai tu per merenda? Vuoi vedere? La mia mamma mi ha preparato il porta pranzo, perché ovviamente è un po' stressante. Ho un plum cake, un pan goccioli e una barretta al cioccolato, e ovviamente poi per la seconda ricreazione ho un bel panino, perché sennò non riesco a sopravvivere fino a mezzogiorno e mezzo senza mangiare. Ah, comunque, hai visto quella lì? Cioè, nel senso, hai visto com'è vestita? Non ha niente addosso di marca. Cioè, veramente, invece, hai visto questo? È nuovo, sono andata a fare shopping ieri con la mamma. Cioè, ma alle medie mi devo vestire tutta di marca dalla testa ai piedi, qua bella felpona e si vola. Ho trovato la penna eureka. No, però non cioè l'unica penna che ho non funziona. Marco, ti prego, mi dai una penna. Te lo giuro, io ce l'avevo, è che è scarica. Ah, la penna. Con la prova della Bastiglia nel 1789. Avete capito? Alice, cosa hai appena tirato fuori? Ma no, prof, stavo guardando l'ora. Ma non esiste proprio. Non stavo usando il telefono. Portami il libretto, per favore. No, prof. No, no, ma questa me la segno, eh. No, la prego. La prossima volta vado alla vicepreside. No, 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 tu non hai proprio capito. Il telefono non puoi neanche vederlo. Un messaggio. Aspetta che rispondo. Beh, per un giretto su Instagram. Ragazzi, quest'anno sarà un anno veramente impegnativo, vi serviranno pochissimi materiali. Ho selezionato semplicemente l'indispensabile. Innanzitutto vi servirà una cartellina di misura 50 cm, una cartellina di misura 30 cm, una cartelletta di carta, rigorosamente di carta riciclata, se no non l'accetto. Poi vi servirà una stecca da 50 cm, la gomma nera. La gomma nera? Le tempere della Giotto, ragazzi, della Giotto, se me le portate di una sottomarca, vi butto fuori dalla mia aula. I pennelli, ma quelli con pelo di crino di cavallo, se no non li accetto comunque. Scusi prof, può ripetere per favore? Una matita B6, una matita A1, una matita non so che matita sia, una matita F1, F2, F3, F4. Ma davvero, sul serio esistono tutti questi tipi di matite? La mia matita è della Auchan. Allora ragazzi, il materiale che vi serve per quest'anno scolastico è nullo. Cioè, ma volete dirmi che tutti quei cavoli di quaderni, album da disegno che abbiamo comprato alle medie non servono più a nulla? Ovviamente potete utilizzare quello che volete. Cioè, mi basta un foglio? Basta che non disturbiate la mia lezione, perché assolutamente sennò sono problemi. E mi raccomando, studiate, perché non voglio spendere un mese della mia importantissima vita a fare i recuperi. Ecco, grazie.
Ok ragazzi, è suonata, apriamo il libro a pagina 137, direi che possiamo iniziare la lezione. Ma prof, mancano 3 alunni. Ma non importa, quando arriveranno, arriveranno. Buongiorno ragazzi, ben ritrovati! Come avete passato il weekend? Spero nel migliore dei modi e spero anche che vi siate riposati per iniziare al meglio questa settimana di duro lavoro. Allora, la guerra franco-prussiana nel comune. Ah, buongiorno Aurora! Prof, devo portare la giustifica. Le 8:10? No, non ti preoccupare. Se riesci a portarmi la giustifica, altrimenti ti segno come ritardo breve, non importa. Ritardo breve? Grande, prof! Allora, continuiamo con la lezione. Adesso aprite il libro che iniziamo. Avanti. Salve, sono Alice. Alice? Mi scusi, prof, per il ritardo. Sono le 8:01. Come osi presentarti a quest'ora? È stata colpa del traffico. Il traffico? Beh, non mi interessa, partivi prima. Mi dispiace, non era mia intenzione. Ritardo molto, molto grave, Ma non segni ritardo grave. Alle 8 dovete avere già i libri aperti sulla pagina che vi ho detto il minuto prima. Allora ragazzi, latino ovviamente dobbiamo partire dalle basi perché per la verifica dobbiamo ripassare tutto, ma facciamo molto velocemente. Allora, praticamente la prima declinazione. Può andare più piano? No, non può. Beh, sì, direi che avete capito tutti. Domande? No? Perfetto. Ok ragazzi, prendete il volume 3, apritelo grazie, a pagina 180 e iniziamo un nuovo argomento che sarà la rivoluzione francese come ben vedete e qua davanti Alice per favore puoi iniziare a leggere il paragrafo 4 per favore? Allora, con questa spiegazione abbiamo finito tutti i 7 capitoli e direi che possiamo fissare per dopodomani la verifica, anche perché avreste dovuto studiare di volta in volta, anche se io non ve l'ho detto perché superiori, un po' più di autonomia, insomma. Allora ragazzi, abbiamo appena finito il capitolo sulla Rivoluzione francese, dunque fissatevi tutti la verifica per il 19 ottobre. Avete 2 settimane di tempo per studiare, ma dato che sono buona e voglio che arriviate tutti pronti, il 15 vi facciamo un ripassone, quindi studiate tutti per quella data perché faremo appunto delle domandine in modo tale da ripassare tutti insieme. Quindi ragazzi, oggi è arrivata la fatidica data del ripassone generale, quindi Alice per favore vieni alla lavagna e segnami le date più importanti della Rivoluzione francese. Oddio, ci parco, che c'è da morire il titolo. Allora. Riscrivila, è molto grave questa cosa qui, io ti do delle istruzioni precise. Qual è l'anno più importante per la Rivoluzione francese? Allora, sicuramente la data principale, se non erro, è 1789. Quando il re Luigi XIII viene cacciato. Mi fermo subito, ragazzi, siete d'accordo? Non sono d'accordo, era Luigi XVI. Molto male, Alice. Ma no, prof, guardi che so anche tutto il resto. Poi il 14 luglio del 1791 c'è la presa della Bastiglia. 91? Oh Sì. signore, Alice mai studiato? Sì, ho Ma tu lo studiato, sai che tra qualche prof. giorno c'è la verifica? No, vai al posto, molto male. Ma Matteo, per favore, vieni alla lavagna a completare quello che Alice non ha fatto. Prof, ma su cosa sarà la verifica? Aurora, sarà sugli elefanti che volano, ovviamente. Allora ragazzi, questa è la verifica, adesso ve la consegno. Volevo ricordarvi che ovviamente avrete 35 minuti di tempo perché cosa volete, siete delle lumache. E i punti totali sono 20, ma se avete 18 punti è 5 perché la sufficienza è al 95%, per cui tenete pure, buona fortuna. Ma come? Ma questa qua ha messo roba che non aveva detto. Scusi, prof. Sì, dimmi pure. Ma nella verifica aveva detto che era fino al capitolo 7. Ci sono argomenti del capitolo 8. Sì, ma era ovviamente sottointeso. Come? E vabbè, siete intelligenti, ci arriverete da soli. Come devo arrivarci con la mia testa? Ma se non so neanche fare 2 più 2. Ok,
ragazzi, siamo arrivati al fatidico giorno della verifica. Come vedete avete 2 ore di tempo, il che è più che sufficiente visto che non è molta roba, e i punti totali sono 100. Alice, sono sicura che farai molto meglio rispetto all'interrogazione dell'altro giorno, quindi sono fiduciosa. Ecco voi i testi e in bocca al lupo! Dopo quasi un mese ho ricorretto le vostre verifiche, però insomma ho 12.000 classi, come faccio a correggervele in 2 giorni? Insomma non si può. Allora, vieni Aurora, vieni a prendere pure la tua verifica. Ecco la vostra regina di latino che ha preso 6, quindi adesso dovete tutti inchinarvi a me perché 6 mi alza la media. Grazie, da lassù. Allora ragazzi, ho qua corrette le verifiche, quindi venite qua quando vi chiamerò per vedere i vostri errori. Quindi Alice, per favore, vieni alla cattedra. Guarda, io sono molto soddisfatta perché dalla presentazione dell'altra volta hai fatto veramente un salto di qualità. Quindi ecco il tuo voto. Torna al posto, per favore. 6. Mamma mi uccide. Io non posso portare a casa un 6. Mi rovinerà tutta la media. Allora ragazzi, oggi è lezione di latino, come vedete. Prof, ma scusi, avevamo detto che oggi ci sarebbe stata assemblea. Come c'è assemblea di classe? L'abbiamo deciso ieri per oggi. Ma domani abbiamo il compito, dobbiamo fare ripasso. Mi sembra giusto che noi abbiamo i nostri diritti e lei deve rispettarli. Ah, ok. Peggio per voi. Io andrò fuori a farmi i cavoli miei. Arrivederci, buona giornata. Quanto ci abbiamo messo a registrarlo? 3. Il video termina qui, speriamo tanto vi sia piaciuto. Oh, non ce la facciamo mai essere sincronizzate. Se è così, vi ricordiamo sempre di lasciare un bel pollice in su e diteci appunto se vi è piaciuto e se vorreste altri versus e che tipi di versus. Inoltre vi ricordiamo sempre di seguirci sui nostri social, Instagram, TikTok e Pinterest. Ci chiamiamo su tutti aliaui.channel, tranne che su Pinterest che è tutto attaccato senza punti. Esatto, molto molto easy. E adesso saluteremo 10 persone random che abbiamo scelto dal video precedente. Mi raccomando, se volete essere salutate basta commentare qui sotto. E noi invece sceglieremo Chiara e Giustina, un bacione. Maria Rosaria, un bacione. Me and Dragon, un bacione. Rosa, un bacione anche a te. Vittoria, un bacione. Stefani, un bacione anche a te. Erika Ermini, un bacione. E abbiamo finito. Noi vi ricordiamo i nostri appuntamenti lunedì e giovedì qui sul canale e comunicheremo l'orario di uscita del video sul nostro profilo Instagram. Ciao a tutti. Ciao a tutti.